Coronavirus in Lombardia, superati i 10.000 morti, i contagi in provincia di Brescia superiori a quelli della Bergamasca. Altri nomi si aggiungono purtroppo al lungo elenco di vittime del Covid-19 in Valseriana. Casnigo piange Emiliano Perani, morto a soli 36 anni. A Castione addio all'ex sindaco Luciano Sozzi. Si guarda anche avanti, online il sito di Sacre Scene, festival cinematografico internazionale in calendario a fine estate ad Ardesio. Già arrivate oltre 40 opere provenienti da 10 nazioni. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. Apriamo questa edizione con la cronaca. Un grave infortunio si è verificato nella mattinata di oggi a Leffe. È successo poco dopo le 9 in via Cristoforo Colombo. Un uomo di 50 anni si è ferito con una sega circolare mentre svolgeva dei lavori in casa. Si è procurato gravi lesioni al braccio destro. Sul posto è stato inviato l'elicottero del 118 di Bergamo. Dopo le prime cure, l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Vigili del fuoco in azione questa mattina ad Albino, l'intervento verso le 4 in via Parri nella zona di Perola. Un'auto ha preso fuoco per cause imprecisate, la vettura è stata completamente avvolta dalle fiamme. Per spegnere l'incendio sono intervenuti i pompieri della centrale di Bergamo con autopompa e autobotte. Una volta domate le fiamme, i vigili del fuoco hanno provveduto a bonificare la zona compromessa. L'auto, come potete vedere anche dalle immagini, è andata interamente distrutta. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Apriamo la pagina dedicata al coronavirus. In Lombardia sono stati purtroppo superati i 10.000 morti, i contagi in provincia di Brescia intanto superano quelli in Bergamasca. Il consueto punto con l'assessore regionale al welfare Giulio Gallera. I dati di oggi continuano ad essere dei dati positivi, perché intanto il numero dei tamponi è importante da adesso tenere anche presente il numero dei tamponi che viene processato. Ieri erano 8.200, oggi sono 9.300. Perché? Perché stiamo andando a fare i tamponi ai medici di medicina generale, agli operatori che hanno 37,5, almeno 37,5, sia degli ospedali sia delle strutture sociosanitarie, quindi dell'RSA, peraltro accanto a coloro che hanno il 37,5 di febbre. Stiamo andando anche a valutare d'intesa con i sindacati anche coloro che hanno anche qualche altro sintomo che non sia la febbre, con l'obiettivo chiaramente di monitorare tutto il personale sanitario, il personale stiamo andando a tamponare anche gli ospiti dell'RSA che hanno dei sintomi, e quindi dei numeri che sembrano crescere leggermente sono però dettati dal fatto che siamo passati dai 5-6.000 tamponi al giorno a ieri 8.200 e oggi 9.300. Siamo in totale a 54.802 positivi, più 1.388, però appunto molti di questi sono persone che magari sono appunto positive ma stanno al loro domicilio. Siamo i ricoverati 11.796, più 77, quindi comunque vedete numeri assolutamente molto contenuti, segno che quel trend che abbiamo iniziato a prendere fortunatamente si conferma. Il numero delle terapie intensive, questo è anche questo un dato importante, 1236, continuiamo a ridurre a meno 21 le terapie intensive. Il numero delle persone che vengono dimesse continua a crescere, oggi di 559, ieri era più o meno la stessa cifra, 600, quindi siamo arrivati a 15.706 e 16.042 le persone che sono guarite senza passare dagli ospedali. Il numero dei decessi
purtroppo ha superato in Regione Lombardia le 10.000 unità, 10.022, oggi più 300, quindi un numero che, come avevamo detto i giorni scorsi, c'è una riduzione oggettiva. Fino a qualche giorno fa in MER eravamo intorno ai 500, poi ci siamo abbassati, oggi siamo leggermente più alti, con numeri che però sono più contenuti. Siamo ai dati delle province. Bergamo 10.043 più 112, quindi ieri era più 63, ma insomma è un dato, come vedete, abbastanza stabile. Brescia 10.122 più 213, ieri era 315, e vi ricordate che era un dato un po' anomalo, ma perché abbiamo anche appunto quei tipi di tamponamento massiccio che viene fatto. In più abbiamo aperto altri laboratori, anche privati, siamo arrivati a 31 laboratori in Regione Lombardia, eravamo partiti da 3 all'inizio, poi progressivamente qualche giorno fa eravamo a 22, oggi siamo arrivati a 31, con una ampia potenzialità che supera i 10-12 mila tamponi. Il problema oggi che abbiamo è quello dei reagenti, che è uno dei temi che riduce la capacità di fare tamponi. Trasportati con un volo di Stato, ieri pomeriggio sono arrivati in Italia 19 medici norvegesi. L'equipe scandinava è stata destinata all'ospedale Bolognini di Seriate. I medici altamente qualificati aiuteranno i sanitari ad affrontare gli sforzi legati all'emergenza coronavirus. Dopo l'atterraggio, due pullman della TB di Bergamo hanno trasportato il gruppo direttamente al Bolognini per un primo briefing. I mezzi con i medici sono stati seguiti da un autotreno della colonna mobile regionale della Protezione Civile, che ha trasportato i 21 bancali di materiali sanitari donati dalla Norvegia. A dare il benvenuto ai medici, come si vede nelle immagini, c'erano le assessore regionali Claudia Maria Terzi e Lara Magoni, oltre al sottosegretario alla Presidenza Alan Christian Rizzi. E oggi all'aeroporto di Bergamo è atterrato anche un volo umanitario russo che ha trasportato materiale sanitario destinato in parte all'ospedale da campo ANA e al contingente di medici russi che vi opera. E purtroppo il Covid-19 è una mannaia che sta calando senza pietà, il dolore si aggiunge continuamente altro dolore. Nel prossimo servizio parliamo della scomparsa di un giovane di 36 anni. Un giovane pieno di vita, con tante idee in testa e sogni nello sguardo. Il Covid-19 non gli ha lasciato il tempo di realizzarli tutti. Emiliano Perani, 36 anni, di Casnigo, si è spento ieri al Policlinico di Monza. Intorno alla metà di marzo era stato ricoverato all'ospedale di Piario. Dopo pochi giorni le sue condizioni avevano subito un peggioramento, da qui il trasferimento a Monza. Martedì sembrava stesse meglio, invece ieri è subentrata una crisi che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Emiliano Perani era un fotografo, un artista, la sua creatività sfociava nella sua professione di grafico pubblicitario, ma anche nei tanti progetti che ideava. Lo avevamo intervistato diverse volte, al convento della Ripa di Albino ci aveva raccontato la storia curiosa di Blumen, un pupazzo trovato in un mercatino a Milano e diventato protagonista di un cortometraggio. Nel 2018, insieme alla compagna Nadia Rossi, era andato alla scoperta del Sud America zaino in spalla, circa 17.000 chilometri percorsi con tanti momenti dedicati anche al volontariato. Avevano raccontato la loro esperienza anche nel libro Un viaggio per due e in un video. Lo vogliamo ricordare mentre parla di questo viaggio, di cui andava giustamente fiero. Allora, l'idea di viaggio si è realizzata in questo modo. Abbiamo deciso di fare sei mesi e mezzo di viaggio in Sud America con mezzi pubblici, passando per ostelli e diverse situazioni di volontariato e anche da privati, tutti contatti nati comunque dall'Italia. Il progetto di viaggio era quello di andare a scoprire diverse realtà del Sud America, tra queste realtà dell'Argentina, del Cile, Bolivia, Perù e Ecuador. Avevamo i nostri piccoli sogni nel cassetto, cioè per me la Patagonia, per Nadia era l'Ecuador da raggiungere, e nel mezzo ci sono un po' gli stati. Per fare un viaggio così lungo, quindi, abbiamo contattato dei privati, associazioni di volontariato private come i canali, i portali Workaway in internet,
dove ti iscrivi e si sceglie insieme di percorrere questi percorsi lavorativi. E invece altre associazioni come Yanapakuna o il Mato Grosso, andare a scoprire quindi il tessuto sociale di questi diversi stati e di queste realtà. E purtroppo sembra un elenco infinito, ogni giorno ci sono morti da piangere. Se n'è andato anche Luciano Sozzi, sindaco di Castione della Presolana dal 1985 al 1992, aveva 72 anni. Luciano Sozzi era marito di Flora Fiorina, attuale prima cittadina di Gandellino e per molti anni medico di famiglia proprio a Castione. È morto in un ospedale di Milano dove era ricoverato con gravi problemi respiratori. Luciano ha sempre avuto passione per la politica e per l'amministrazione pubblica, lo ricorda il sindaco di Castione Angelo Migliorati. Sin da ragazzo si era impegnato nella vita pubblica, lo ha sempre contraddistinto una grande capacità di sdrammatizzare i momenti difficili, di dialogare con le persone, di analizzare con capacità e lungimiranza le situazioni, di essere sempre un galantuomo, continua Migliorati. Lo voglio ricordare così, col suo sorriso, con la battuta pronta e con l'ottimismo che sapeva trasmettere. Ci mancherà. Cambiamo argomento, restate a casa, è l'invito che continua ad essere ripetuto in queste settimane. Il distanziamento sociale è strumento fondamentale per contrastare in maniera efficace il coronavirus, ma c'è ancora chi se ne va in giro anche se non ne ha strettamente necessità. E alcuni casi sanzionati dai carabinieri hanno veramente dell'incredibile. Sentiamo. In Valle Seriana sono ancora molte le persone che non hanno compreso fino in fondo la necessità di attenersi con scrupolo alle disposizioni, soprattutto quella di rimanere a casa, rendendo necessari a più riprese i controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Clusone. Il capitano Daniele Falcucci, comandante della compagnia, spiega che i controlli hanno riguardato innanzitutto il flusso veicolare, non soltanto lungo la strada provinciale, ma anche nelle diramazioni verso i paesi. C'è purtroppo chi non ottempera alla necessità di rimanere presso il proprio domicilio con scuse banali e pretestuose che vengono necessariamente sanzionate. In questi ultimi giorni in Valle Seriana sono stati effettuati almeno 500 controlli, con diverse decine di contravvenzioni da centinaia di euro ciascuna. Non si tratta di mano pesante o eccessiva rigidità, spiega il comandante, quanto di interventi che hanno lo scopo di salvaguardare la salute di tutti, scoraggiando da subito comportamenti irresponsabili. I carabinieri hanno effettuato anche controlli capillari nei centri storici, rilevando non poche infrazioni con autocertificazioni mancanti o non veritiere. Una trentina di queste infrazioni hanno riguardato per esempio la Valgandino. La casistica è delle più varie e ci sarebbe quasi da sorridere se non si trattasse di violazioni gravi e irresponsabili. Ad esempio, una residente di Gandino è stata multata all'F poiché è fermata in auto con il figlio da una pattuglia che era appostata da tempo all'imbocco di un vicolo a fondo chiuso. L'insolito transito ha insospettito i carabinieri che, dalla verifica dei documenti e dai successivi accertamenti, hanno rilevato come la signora fosse stata accompagnata nel comune vicino per recarsi nell'abitazione privata di una pettinatrice professionista con relativa acconciatura evidentemente abusiva. In un altro caso, i militari hanno rinvenuto due persone intente a degustare un aperitivo all'interno di un bar edicola che, a rigor di decreto, doveva soltanto vendere giornali. Sono scattate contravvenzioni e sospensione provvisoria della licenza. All'EFE alcuni giovani avevano invece organizzato un ritrovo clandestino a base di alcolici e birra. I carabinieri fanno sapere che nel fine settimana l'attività di controllo si farà ancora più intensa, soprattutto lungo la provinciale, per evitare che molti provino a raggiungere comunque le località di villeggiatura e le seconde case. Chiudete negozi e supermercati a Pasqua e Pasquetta, è l'appello dei sindacati bergamaschi del commercio che hanno voluto così esprimere tutte le preoccupazioni dei lavoratori. I sindacati del commercio bergamaschi di CGIL e CISL e UIL hanno scritto una lettera al prefetto e al sindaco di Bergamo per chiedere la chiusura di negozi e supermercati a Pasqua e Pasquetta. Perché? Beh, è stata una misura necessaria il dover scrivere al prefetto e al sindaco.
Abbiamo avuto notizia che le catene della grande distribuzione dei supermercati in tanti casi hanno deciso di aprire nella giornata, soprattutto di Pasquetta. E stiamo vedendo che si sta procedendo in ordine sparso, cioè alcune catene aprono tutto il giorno, qualcuno solo al mattino, qualcuno decide di tenere chiuso. Il problema è che questa decisione è basata esclusivamente su motivi o convenienze economiche, valutazioni di ordine economico, mentre in questo momento la valutazione unica, direi sicuramente principale, ma anche unica, è quella della sicurezza, sicurezza dei lavoratori in primis, ma anche dei clienti. Ricordiamo che questi supermercati in questo periodo qui sono molto frequentati, sono le situazioni in cui, a parte le corsie degli ospedali e le corsie delle case di riposo, sono i luoghi dove c'è più frequentazione, dove sono più stretti i contatti. Questi negozi e anche i lavoratori hanno l'esigenza di riposare, di ristorare e i lavoratori di stare con le loro famiglie. I datori di lavoro hanno l'esigenza anche per una maggior sicurezza di sanificare le superfici e i negozi. È chiaro che un numero così ravvicinato di continue aperture non può far altro che generare maggior insicurezza in un momento in cui tutti sappiamo che, nonostante ci siano segnali di miglioramento, non è sicuramente questo il momento di mollare. In più, direi che dare il messaggio che i negozi sono aperti a Pasquetta significa dire che il commercio è aperto anche, diciamo, in momenti superflui, per cui di fatto in qualche modo non è più il accedere a dei punti vendita, dei supermercati alimentari per i beni di prima necessità, ma lì si può in qualche modo recarsi e acquistare beni, prodotti in tempi dove sarebbe davvero superfluo farlo. E questo, insomma, in qualche modo dà anche un segnale sbagliato. Le lavoratrici, soprattutto donne che lavorano nei negozi in questi mesi, in queste settimane, hanno fatto le straordinarie. Abbiamo casi di part-time a cui sono chieste 60 ore settimanali, hanno bisogno di riposo e di ristoro anche loro. Per cui, per una questione di sostenibilità complessiva, noi appelliamo alle istituzioni perché solo le istituzioni possono prendere una decisione netta, tutti chiusi a Pasquetta, lasciando fare agli operatori economici, la valutazione è solo di carattere economico e non possiamo permettercelo in questi tempi. E diamo spazio adesso a un messaggio del sindaco dei ragazzi di Clusone. Buonasera a tutti, sono Mattia Legrenzi, il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Volevo fare un appello a tutti i miei compagni, professori, amici e a tutti i cittadini. Restate a casa e siate forti. Io sono vicino a tutte le famiglie che nella Bergamasca hanno perso i propri cari. Purtroppo Bergamo è proprio la provincia più colpita da Covid-19. Un ringraziamento da parte mia va sicuramente a tutti gli operatori sanitari, agli alpini e ai volontari che in 10 giorni sono riusciti a costruire l'ospedale da campo a Bergamo per ospitare i malati di coronavirus. Inoltre volevo ringraziare le donne, anche di Clusone, che stanno confezionando mascherine e camici da distribuire gratuitamente a tutte le persone. E ringrazio anche chi sta facendo offerte. Ho saputo che a Rovetta c'è un ragazzo della mia età che sta producendo con la sua stampante 3D, i pezzi necessari da applicare alle maschere per aiutare a respirare i malati. A lui va sicuramente tutta la mia ammirazione. Io spero che questa situazione si risolva al più presto per noi tutti i cittadini. E così anche io e i miei compagni potremo tornare a scuola. In questo periodo mi sono accorta di quanto è importante la tecnologia se utilizzata nella maniera corretta.
Ringrazio i professori che con la didattica a distanza ci sono vicini e ci stanno aiutando ad apprendere anche in questa situazione e sono felice perché con le videochiamate posso vedere e sentire anche i miei amici o miei familiari come ad esempio mia nonna o mio nonno. Lo so che con queste belle giornate la voglia di uscire è tanta, ma rispettiamo le ordinanze, stiamo a casa. E un augurio di buona Pasqua voglio fare a tutti voi e non mi stancherò mai di dirlo, restiamo a casa e come spesso sentite dire in questo periodo, non molliamo. Si guarda anche avanti, ad Ardesio si continua a lavorare per Sacre Scene, il festival cinematografico internazionale in programma nei prossimi mesi. Sono già arrivate oltre 40 opere. Sentiamo. A fine estate ad Ardesio è in programma il Festival Cinematografico Internazionale Sacre Scene ad Ardesio. Tra l'altro da oggi è online anche il sito internet del festival. Sì, proprio oggi lo troverete disponibile all'indirizzo www.sacrescene.it, sacrescene scritto però con il punto finale latino, quindi sacrae scenae, quindi www.sacrescene.it. È questo il sito che permette appunto di presentare tutto il progetto del festival e nel sito troverete anche sia il programma, quindi nei 3 giorni, perché sono 3 giorni di proiezioni, 3 giorni di concerti, 3 giorni di visite guidate, 3 giorni di momenti anche di così, culturali, ma anche di divertimento, di gioco, e proprio per poter trattenere ad Ardesio appunto per 3 giorni, ovviamente oltre alle 10 ore di proiezioni dei film che stanno arrivando e quindi darà la possibilità di far partire questa prima edizione del festival appunto alla fine di agosto. Sul sito troverete il programma e anche un elenco, a modo di ringraziamento, di tutti gli amici e gli sponsor che ci hanno permesso poi di organizzare questa prima edizione. Sono le persone, le amministrazioni che hanno creduto nel nostro progetto e che noi vogliamo dargli risalto, li troverete nel sito. Tra l'altro, si tratta di un cinema del sacro, stiamo vivendo questi giorni che sono molto importanti, forse i giorni fondamentali dal punto di vista del cristianesimo, del cattolicesimo, ecco, quindi come si inserisce anche in questo periodo l'idea del festival? Intanto non avremmo mai pensato di trovarci con questo problema, ovviamente, anche perché sono 2 o 3 anni che stiamo lavorando al festival e non ci aspettavamo poi di trovare questa problematica, insomma. Però proprio anche visto che siamo nella Settimana Santa, l'abbiamo scoperto tutti, no? Come abbiamo questa grande nostalgia delle nostre tradizioni, delle nostre professioni. Professioni che hanno anche esperienze centenarie, quindi sono state fatte anche in tempo di guerra, eppure quest'anno non riusciamo a partecipare, penso a quella di Roma, a quella di Vertova, alla Sacrastina, e tutti i vari momenti importanti di Pasquale, penso anche ai battesimi, alle prime comunioni, cioè sono momenti molto importanti delle nostre comunità. E quindi per non parlare poi anche del problema per certi versi ancora più angosciante, tutta la parte dei funerali, delle visite di commiato agli amici, ai parenti, non possiamo neanche abbracciare, quindi è un momento di grande impatto e quindi anche il festival ci permette di fare una riflessione anche su questi temi, la mancanza di queste nostre momenti importanti di tradizioni e di devozione, però ci aiuterà a scoprire, ci aiuta a scoprire l'essenziale, insomma, penso che mai sia pregato tanto nelle case, nelle famiglie, in questi giorni di grande dolore. Quindi il festival ci aiuterà anche a fare questo passaggio, insomma, di scoprire o riscoprire queste tradizioni. Siamo molto contenti di confermare che le opere già arrivate alla selezione del Festival per la prima edizione di Sacre Scene
il Festival sulle devozioni popolari di Ardesio, sono oltre 40 provenienti da 10 nazioni del mondo. È già un grande successo, tenendo presente che il bando scadrà il prossimo 15 maggio e entro tale data siamo convinti che arriveranno altre produzioni cinematografiche. Era l'ultimo servizio, adesso i programmi in onda su Antenna 2, iniziamo dal canale principale, questa sera alle 20 la messa in cena Domini in diretta dalla chiesa di Fino del Monte, alle 21:05 il programma di motori Paddock, alle 22:30 la seconda edizione del TG, alle 23:15 la rubrica Ski Magazine, il canale News 218, alle 21:30 il telegiornale, alle 22:10 l'anteprima Target nella versione Rivediamoli, il canale sportivo 628, alle 20 Antenna 2 Sport, alle 21 la partita di calcio in replica Albino Gandino Cisanese. E infine l'almanacco, domani è venerdì 10 aprile, il sole sorge alle 6:38 e tramonta alle 20:05, la luna in fase calante sorge alle 23:14, tramonta alle 8:55 di sabato. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per averci seguito, vi ricordo a seguire le previsioni del tempo. Buona serata.